momento importante perché questa sera, salvo imprevisti che non dipenderanno più dal Comune di Avellino ma dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, in particolare dalla Lega Nazionale Dilettanti, Avellino continuerà ad avere una squadra, probabilmente in Serie D, Lega Nazionale Dilettanti. Venendo subito nel dettaglio, sono giunte in tempo utile 6 manifestazioni di interesse. E precisamente Max Antoine SRL, le dico in ordine così come sono arrivate: La Palma SRL, Cosmopol SPA d'Agostino Costruzioni, Enrico Preziosi Carmine Marinelli, Gianandrea De Cesare Sidigas SPA, Alimentare Holding SRL. La Sidigas SPA Gianandrea De Cesare, che ha provveduto richieste di ammissione al campionato di Serie D per l'anno 2018 e 2019, ha costituito una società, impegnata a costituire una società sportiva nominata Calcio Avellino SSD a responsabilità limitata, ha presentato un business plan attestante la sussistenza dei requisiti organizzativi, patrimoniali e finanziari, ha depositato numero 3 assegni non trasferibili intestati alla Federazione Italiana Gioco Calcio per complessivi 150.000 euro, 3 assegni da 50.000, ha prodotto un assegno circolare non trasferibile per l'importo di 31.000 euro intestata al Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti a titolo di fideiussione per l'iscrizione al campionato di cui sopra, ha prodotto un altro assegno circolare per l'importo di 19.000 euro intestato al Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettante a titolo di iscrizione al campionato di calcio Serie D, ha depositato numero 28 assegni circolari non trasferibili per l'importo complessivo di 3.800.000 di euro intestati alla costituenda società. Quindi la società Sidigas SPA e Gianandrea De Cesare hanno depositato assegni circolari per complessivi 4 milioni di euro. Alla luce di quanto vi ho detto, io nel dover esprimere un parere di gradimento alla Federazione Gioco Calcio sulle società che si sono presentate, che sono intervenute a questa manifestazione di interesse, io ho guardato fondamentalmente, così come mi era richiesta, 3 requisiti essenziali: la solidità finanziaria ed economica, la comprovata esperienza nel campo sportivo e il progetto sportivo. È chiaro che l'aspetto fondamentale, a mio avviso, per me è stato verificare la solidità finanziaria ed economica dei partecipanti, anche perché alla luce delle ultime esperienze delle proprietà che hanno gestito l'Avellino Calcio si è sempre finito male perché mancava una solidità economica e finanziaria. Ho guardato anche la comprovata esperienza nel campo sportivo e il progetto sportivo, però per me quello che contava di più è l'aspetto economico e finanziario. Quindi, in totale libertà di coscienza, ho ritenuto di esprimere il mio parere positivo, il mio gradimento che ho già inoltrato alla Federazione Italiana Gioco Calcio, il mio parere a favore della Sidigas SPA di Gianandrea De Cesare, perché rispecchiava tutti i requisiti. La differenza, come spesso accade soprattutto nel campo calcistico, la fanno gli assegni circolari, cioè su 6 partecipanti nessuno ha prodotto un assegno circolare di alcun importo, mentre mi trovo in presenza di una società che ha prodotto assegni circolari per complessivi 4 milioni di euro, cioè una società che a questo punto poteva competere anche per la Serie A. Quindi la scelta per me è stata in questo senso abbastanza semplice e, direi proprio in libertà di coscienza, obbligata. Poi la comprovata esperienza nel campo sportivo, penso che i meriti di De Cesare o della Sidigas sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo di una società che si è fatta
benvolere ad Avellino, che ha prodotto ottimo sport, risultati nel campo del basket. Poi la prima cosa che mi viene a mente nel progetto calcistico prodotto, si parlava a un certo punto anche di polisportiva, basket, calcio, è un progetto di rilancio del calcio femminile con riferimento alla squadra femminile di Monteforte. Ma al di là di questo, ripeto in maniera chiara ed evidente, in totale libertà di coscienza, che la differenza l'hanno fatta gli assegni circolari, cioè una società che mi dimostra una liquidità, una potenza di liquidità di questa portata, non può non avere il parere positivo del sindaco di questa città. Avellino avrà un futuro nel calcio e adesso la palla passa chiaramente alla Sidicas SRL, a Gian Andrea De Cesare, che entro mezzogiorno di domani devono provvedere alla iscrizione, all'affiliazione della società sia alla Lega Nazionale Interregionale che a quella nazionale. È chiaro che due requisiti fondamentali per questa iscrizione, ho avuto assicurazione anche in tal senso, sono già stati depositati assegni circolari per 50.000 euro alla Lega Nazionale Campana, Lega Nazionale Dilettanti Campana, e i 150.000 euro alla Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti a Roma. Mi è venuto a salutare, mi ha detto che aveva presentato la manifestazione di interesse. Stop. Non sono entrato nel merito della vicenda volutamente, lui si è trovato qui perché doveva depositare, così mi ha detto, la manifestazione di interesse ed è venuto a salutarmi.